Sono ancora qui stamattina per parlarvi di un calciatore che è appena sbarcato in Italia dalle fredde lande scandinave. Ma prima volevo ricordarvi di lasciare un like al video, iscrivervi al canale e di condividere, perché comunque per me questa cosa è molto 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 importante, mentre magari a voi costa poco. Vi ricordo inoltre che a breve inizierò le live sulla piattaforma Viola, quindi qui nel box vi lascio il link del canale al quale potete iscrivervi, appunto per potervi assistere. Iscrivetevi anche a tutti i miei social, pagina Facebook, profilo personale, Instagram, perché appunto lì pubblicherò l'ora, la data e il giorno nel quale effettuerò appunto la live e magari anche un piccolo spoiler per farvi capire un pochino di ciò che parlerò durante la live. Però andiamo al dunque. Parliamo ora di Jon Björkengren, centrocampista classe 98, appena acquistato dal Lecce. Proviene dalla formazione svedese del Falkenberg, alla sua seconda stagione in massima divisione svedese, nell'Allsvenskan, dopo che ha ricoperto un ruolo importante per il club anche nella Superettan, quindi nella loro Serie B. Un centrocampista centrale che nel loro modulo ha giocato come centrale in un 4-4-2, ma che come primo ruolo, diciamo, ha quello di mediano, un mediano di equilibrio, non dalle grandi doti di impostazione, non tanto di fino, anche se comunque a volte ha tirato anche delle belle slap, però comunque di base è un giocatore che lavora più sugli equilibri del centrocampo. In questo Lecce potrebbe essere molto 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 importante, anche perché l'ultima partita hanno giocato con Zalmayer come mediano, quindi un giocatore ben più offensivo rispetto allo svedese. Punto classe 98, nato a dicembre, quindi ancora deve compiere i 22 anni, ma da avvenire molto interessante. In questo Lecce appunto può ricoprire sia il ruolo di mezzala che il ruolo di mediano, e grazie alla sua buona struttura fisica, comunque alto 180 cm, può svolgere senza problemi il ruolo di interdittore che comunque va a contrastare la manovra avversaria. Mi incuriosisce molto questo acquisto perché comunque il cambio di calcio da quello svedese a quello italiano è molto importante, ma soprattutto perché in una Serie B l'unica cosa che manca è la semplicità delle partite. Perciò bisognerà vedere in primis come sarà il suo processo di adattamento con la lingua, col clima, con anche il Sud Italia, perché comunque Lecce ha un clima molto diverso rispetto a quello che può esserci in Svezia. Ma ripeto, se lo scopo dei Salentini era quello di trovare un centrocampista giovane dalle ottime prospettive, sicuramente Jon è il profilo che fa per loro. Acquisto, devo dire, anche molta sorpresa, perché non circolava da tanto questo nome, quantomeno sui media italiani, però grazie alle ottime relazioni che il club salentino ha con il Nord Europa, ecco qui che il buon Björkengren approda in Italia. Le sue doti principali sono tanta corsa, tanta garra e soprattutto buone doti di interdizione. Non aspettatevi, cari tifosi, un centrocampista che lancia l'attaccante in profondità o cose simili. Poi voglio dire, nel calcio è vero tutto e il contrario di tutto, perché poi bisogna vedere anche in un tipo di allenamento con dei tecnici molto più preparati che magari ci sono a Lecce piuttosto che al Falkenberg, il giocatore può svilupparsi ulteriormente. Quindi non vi sto dicendo no, è un pippone a fare un lancio che sbaglia un passaggio quando è più lungo di 5 metri, no, assolutamente. Ma analizzando le sue caratteristiche di base, non è sicuramente quello. È un buon crossover tra Taxidis e Trenderson, e ciò rende questi tre centrocampisti anche molto 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 compatibili. Spero ovviamente che questo video vi sia stato utile. Lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e condividete, ve lo ricordo ancora. E ricordate sempre dei live sul canale Viola. Quindi vi mando un abbraccione e al prossimo video. Ciao!